Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni. Allora, oggi rispondo a Simone che mi ha chiesto quali sono i miei esercizi preferiti, diciamo, sciogli dita, diciamo così, o per meglio dire, cosa faccio prima di una registrazione o soprattutto di un live. Allora, dipende molto da che tipo di live ho di fronte o che tipo di registrazione, cioè cosa devo andare a fare. In genere io mi riguardo molto, sono molto pignolo sulle cose che devo fare, se sono cose obbligate, poi se sono a soli ovviamente no. Quindi tendo a rifare le cose che fare, rifare, rifare, le cose che poi andrò a suonare o live o se è una registrazione che andrò a registrare. Altrimenti in genere io suonando molto e fretless mi concentro ovviamente sulle cose che fanno più parte diciamo della mia tecnica. Quindi tanto allargamento, prima di suonare io mi esercito molto, mi prendo quella mezz'ora, anche se a volte il tempo non lo permette, però cerco sempre di prendermi almeno una mezz'oretta per fare i miei esercizi. Quindi prendo il mio basso e lo suono esattamente come se fosse il fretless, non mi esercito quasi mai sul fretless per motivi di prevenire l'usura della tastiera, quindi mi esercito sul fretted, ma come se fosse un fretless, quindi tutti gli esercizi che vado a fare li faccio tenendo le dita molto 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 vicine ai tasti, quasi sopra alla barretta, in modo che quando poi vado sul fretless ho già, diciamo, l'impostazione strutturata, diciamo così. Uso apposta il manico preciso perché è più largo e diciamo che non è che ho una tabella, mi metto lì e ovviamente ho delle cose che ripeto ogni volta, però non è che seguo. Ad esempio mi invento un pattern, ad esempio, vediamo un po'. Può essere questo. Vedete, cerco di allargare la mano. Questo è un esempio. Quindi cerco una formula, diciamo, e poi la ripeto. Qui ho fatto di un tono alla volta, sono partito dal Fa. Vado sul Sol e faccio la stessa cosa. Poi salgo. Ovviamente più mi sposto verso il ponte e più sarà semplice perché i tasti si vanno a stringere, diciamo, e quindi rimarrò molto in questa posizione. Poi sempre per la mano sinistra. Ad esempio questo. Quindi alternare arpeggi minori e maggiori, quindi parto da Sol minore, non so nemmeno bene cosa sto facendo perché vado un po' così, Sol minore undicesima. Torno indietro, La bemolle maggiore, minore, maggiore, minore, maggiore. Questo mi permette anche di lavorare, oltre che allo stretching, a salti di corda e coordinazione con la mano destra, quindi un buonissimo allenamento e riscaldamento o riscaldamento. Poi, per esempio, fare questo. Quindi le quarte, scusate, terzi maggiori in orizzontale. Quindi invece di fare fa, la, così, faccio fa, la, in orizzontale. Poi salgo sul si bemolle. Invento.
oppure classici esercizi cromatici, però magari invece fare un 2, 3, 4, faccio 1, 2, 3, 5, così allargo di più. Oppure pattern sulle scale, ad esempio. Eccetera, eccetera. Oppure questo è uno dei miei preferiti, scala esatonale, pattern, gruppi di quattro note. Riparto. Anche la mano destra, ovviamente, cerco di arrivare sul live, poi ripeto, dipende dalla situazione. Ci sono volte in cui suono, ho suonato in duo, dove devo fare tantissimi passaggi con gli accordi, allora magari prima del live, innanzitutto mi riguardo quello che devo fare, ripeto, e in quel caso lì mi riscalderò di più sugli accordi, ad esempio. Ora c'ho il fretted, però sul fretted, stando attento all'intonazione, e vado a diciamo ripassarmi una tecnica che non sono così abituato a fare, quindi per non trovarmi poi nel live disperato. Ora sto inventando, però ci sono milioni di possibilità, basta usare un po' la creatività come in tutte le cose, mentre se devo usare la mano destra col pizzicato normale per fare magari dei pezzi in cui è richiesto tanto uso della mano destra, magari i miei preferiti ad esempio sono le terzine. L'importante è, come dico sempre, questa è una cosa che io faccio anche proprio prima di ogni live, ritrovare la mia postura, perché poi può capitare anche che magari, faccio un esempio, quel giorno lì siamo più stanchi o ci fa male la spalla, la trovo. Prima mi metto lì comodo, mi rilasso, sempre se c'è tempo, perché il 99 su 100 non c'è tempo per fare queste cose, però ricerco la mia postura, quindi devo stare bene fisicamente. Poi, mano destra, super rilassata, io. Chi mi conosce sa che suono molto vicino al ponte, quindi prendo la mia manina e in modo molto rilassato, quindi parto piano, tipo terzine. Poi, siccome io ho un tocco molto molto deciso, piano piano vado a arrivare quasi in clip, diciamo. Molto questo lavoro qui, in modo che la mano si riscalda e raggiungo subito il mio tocco, che è molto deciso, sinceramente. Oppure per unire mano destra e mano sinistra, se c'è poco tempo, ripeto, cosa che capita molto spesso, ad esempio terzine, ma con i salti di corda, quindi questo faccio lento. Oppure seste, andiamo, si bemolle, o ad un si. Scale, arpeggi, triadi. Sempre per tenere la mano molto molto allargata, ripeto, ma questo è un discorso perché suono molto fretless, quindi mi serve molto a me, dipende un po' se è il vostro caso, che basso usate, che poi ci sono bassi con i tasti più stretti, bassi come il preciso, che insomma la larghezza del manico è più ampia. Comunque, ad esempio, tipo
questa cosa qui? Sarebbero the voicing, quindi do maggiore preso sol mi do. Poi passo in re minore, faccio re fa la. Presi così gli accordi, gli arpeggi, devo tenere la mano molto molto allargata, quindi veloce. Scale a gruppi di 5 note. L'importante è trovare il vostro, cioè in base a quello che poi dovete fare. Se suonate metal oppure dovete fare tutto un concerto col plettro, è logico che tutto quello che ho detto finora ha poco senso, tranne per la mano sinistra. Per la mano destra lavorerete probabilmente sulla plettrata, sul riscaldamento delle parti che competono il plettro. Io suono molto, cioè quasi esclusivamente con pizzicato normale, inutile, mi metto a riscaldarmi col plettro. Però ecco, anche quando fate questi tipi di riscaldamenti, eccetera, lasciate andare il cervello, che quello fa sempre bene, la creatività. Quindi mettetevi lì. So che a volte, ripeto, il tempo è poco, magari si cerca di fare cose, è meglio comunque avere qualcosa di prefissato, di stabilito prima. Però se invece capita che avete un po' di tempo, creatività, inventate i vostri esercizi, fateli in base poi ovviamente a quello che suonerete. Vorrei dirvi tante altre cose, ma tecnicamente diciamo che, rispondendo alla domanda di Simone, il grosso è questo, ecco, quello che faccio io di solito: salti di corda, allargamento, stretching, mano destra, accordi, soprattutto trovo la mia postura e sto attento, questo molto molto fissato, ad ogni live che sia tutto in ordine. Quindi io sono molto molto diciamo fissato sull'altezza delle corde, che può dipendere che magari durante il viaggio, thrust rod, per l'umido, per il freddo, caldo, si sia magari leggermente diciamo spostato non è il termine giusto, però controllo che sia tutto ok, che mi trovo bene con il mio basso e ho lo stesso feeling di quando sono a casa, altrimenti ho le mie chiavette, 3 secondi, tanto ormai le conosco a memoria, regolo e rimetto tutto in ordine. Nel momento che è tutto perfetto, parto col mio riscaldamento, trovo il mio suono. Mi rendo conto se ci sono magari eventuali problemi oppure se è tutto ok. Passo a fretless, provo il fretless, riguardo anche lì che sia tutto ok. Questa è la mia routine per i live, ma anche diciamo per le registrazioni in studio. Poi invece le volte in cui suono magari in duetto, allora mi concentro di più su altre tecniche, ma è una cosa un po' più rara. Spero di aver risolto i dubbi di Simone, ma altrimenti sono qui. Vi lascio il PDF sotto al video dove vi scrivo tutti gli esercizi che ho menzionato in questa lezione. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video.